bravissimi, bravissime tutte e due. Diciamo che la volée della Ivanovic, giocata con un po' troppa sicurezza, non si è rivelata eccessivamente lunga. Ha risposto molto bene. Sì, avrebbe potuto giocare. È mancata nei grandi tornei. Ancora in contropiede. Ma sai, se andiamo a vedere indietro è abbastanza normale quando insomma una giocatrice molto giovane irrompe così velocemente nel circuito, raggiunge risultati quasi insomma un attimino inaspettati. Bello, gran contropiede della Ivanovic, non è facile bruciare la Kvitova con un'accelerazione. Già vediamo come la Ivanovic rispetto a ieri, con la palla più spinta e più lineare, come riesce a appoggiarsi meglio. Potrebbe essere un bene per la Ivanovic affrontare un'avversaria che gioca un tennis più teso. Sì, sì. Smorzata, ieri ne aveva provate tante e poche ne sono riuscite, sì, in realtà. Però giocata molto bene perché era dentro al campo, ha toccato con delicatezza questa smorzata di dritto. Ieri ne era lontana e poi voleva uscire dal colpo, soprattutto con il rovescio. Brava. Insomma, oggi una... il contropiede funziona. Sì, sì. Una buona Ivanovic, buonissima, due pari. L'impatto con questa partita poteva essere decisamente più negativo, visto anche... Rimane in campo questo dritto. Colpito male. Sta giocando più piano rispetto a ieri la Kvitova per ora. Continua a far cenno di... macchine fotografiche. Sì, lo faceva anche ieri, effettivamente molti tifosi utilizzano il flash durante lo scambio. Infatti l'arbitro ieri ha avuto il suo da fare nel... Infatti sentite anche Alison Lang che chiede. Brava. Qui vince il punto, anche se ha dimostrato, secondo me, anche in questo scambio di essere poco sicura. Sì, sì, sì. La volée alta di rovescio non era semplice, però l'ha solo appoggiata. Qui Ivanovic ha giocato, forse poteva tenerlo più basso, però insomma, brava la Kvitova nella conclusione di questa volée. È rimasta in campo. Sembrava larga. Ma sì, sì, palla buona. L'ha aspettata, non si è mossa, aspettava il contropiede. E infatti è rimasta appostata lì a sinistra la Ivanovic. Rivediamo. Schiaffo ancora una volta, non profondo, non fa troppo male. Ci si appoggia perfettamente la Ivanovic. E allora 40-15 e l'ace. Insomma, sorprendente. Sì, chiude la volée in avanzamento di rovescio. Mamma mia, non ha azzeccato un attacco la Kvitova, che continua a giocare piano e addosso alla Ivanovic, che riesce sempre a provare almeno il passante. Sì, nella conclusione vanno sempre contropiedi, la Ivanovic l'aspetta, anche ieri la Safarova quanti ne ha sbagliati.
che bella. Fantastica questa. Difficilissima. Già l'attacco non era male, tagliato, quindi ha costretto la Ivanovic a un difficilissimo rovescio centrale. Poi è intervenuta benissimo a rete. Sì, anche perché il passante era molto basso a scendere. Bloccata è imprendibile. Ecco qua, avete visto il movimento che ha fatto con la racchetta la Kvitova per stoppare e lavorare questa palla. 30. Bravissima. Chiama l'occhio di falco la Kvitova. Sembrava buona. Non... cerca una speranza. Infatti a toccolare si continua come da programma. Ivanovic che si incoraggia. Ancora palla del 5-3. Buonissima prima, poi ha guardato bene, è andata per il contropiede. Che risposta, finalmente un'accelerazione degna della Kvitova, perché bisogna dire che per ora sembra stia giocando col freno a mano tirato. Sì, però questa seconda l'ha tenuta un po' troppo. Altra grande risposta. Ah, si era spostata all'ultimo momento la Kvitova e aveva indovinato la direzione, però non è riuscita a controllare il dritto della Ivanovic. Ancora un punto importantissimo. Qui aveva sbagliato completamente la Ivanovic. Sì. Da lì devi andare sempre lungolinea. Per sua fortuna la Kvitova non ha fatto in tempo